Nei corridoi, nei padiglioni della fiera quasi non si cammina e questo è un segno di successo. Effettivamente anche da parte degli operatori si respira un clima molto positivo, anche di contatti proficui, di grande attenzione degli operatori e dei buyer internazionali. Soprattutto viene fuori di nuovo la grande lena dei nostri imprenditori che hanno portato di nuovo prodotti molto innovativi anche nella direzione molto importante della edilizia nuova, della edilizia sostenibile, della bioedilizia, e fanno fare alla ceramica oramai qualunque cosa. E questo è il segno che è un settore che, come è accaduto lungo tutta la sua storia, questi 30 anni e anche di più, ha saputo ogni volta trovare le risorse dell'innovazione. E anche questa volta è accaduto. Io ricordo il 2009, agli inizi della crisi, tanta preoccupazione, tanta fatica, problemi. Direi che oggi la ceramica italiana è di nuovo nel mondo e naviga molto bene. Si sta chiudendo una porta, che è quella del Cersaie, e si sta aprendo un portone, che è quello del Saie, e tutto è pronto per una edizione forse tra le più importanti che ci siano in questo momento, perché accade in un momento importante, è così? Soprattutto abbiamo un ponte eccezionale, che è questa grande mostra del maestro Souto de Mura, che resterà aperta anche per il Saie, e che abbiamo voluto realizzare come Bologna Fiere assieme a Confindustria Ceramica. E così Bologna cerca di essere un po' un polo delle costruzioni. Il Saie quest'anno vuole dire soprattutto una cosa: bisogna realizzare una grande svolta, un grande cambiamento. Dopo quello che è accaduto a Bologna, all'Aquila, sappiamo che l'industria delle costruzioni deve saper indicare una strada nuova, nuove modalità di progettazione, regole per la sicurezza ambientale e anche sismica, costruire sostenibile. Ecco, il Saie vuole essere un po' il luogo nel quale cominciare a discutere seriamente di questo cambiamento.